Centinaia di migliaia di pakistani costretti ad abbandonare le loro case per sfuggire alle inondazioni. Il sud del paese è soggetto a un'ondata di maltempo dovuta alle piogge monsoniche. Si calcola che siano 1.200.000 le abitazioni danneggiate e oltre 300.000 gli sfollati. Più di 220 i morti. L'acqua è molto sporca qui, non abbiamo nulla da mangiare, capita di non mangiare per 2-3 giorni e non c'è legna per cucinare. Le piogge monsoniche sono essenziali per l'agricoltura, ma le inondazioni di questa stagione hanno già distrutto il 13% del raccolto di cotone. Notevoli disagi a Karachi, dove scuole e servizi pubblici sono paralizzati. In Pakistan sono ancora aperte le ferite delle alluvioni dell'anno scorso, che uccisero 2.000 persone e lasciarono senza tetto 11 milioni di abitanti.